I carabinieri del comando provinciale dell'Aquila hanno arrestato 8 persone per associazione finalizzata alla coltivazione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti su un'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale dell'Aquila e richiesta dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo. L'operazione si ricollega all'ingente sequestro del 28 settembre 2016 a Luco de Marzi, quando i militari scoprirono una coltivazione di marijuana camuffata da piante di mais. Allora i carabinieri sottoposero a sequestro alcune migliaia di piante di marijuana per un peso complessivo di circa 6 tonnellate e arrestarono 3 persone. Da subito fu intrapresa un'attività di indagine coordinata dai pubblici ministeri Stefano Gallo e Roberto Savelli e condotta dalla Compagnia di Avezzano e dal Nucleo Investigativo dell'Aquila, I cui comandanti erano presenti in conferenza stampa. Gli accertamenti hanno fatto emergere inconfutabili elementi circa la partecipazione degli indagati a un'associazione finalizzata alla coltivazione di marijuana, rivelando come l'attività fosse stata organizzata e finanziata da personaggi dell'area campana, due dei quali appartenenti a clan camorristici, e da una donna invece di Luco de Marzi. 8 provvedimenti restrittivi in totale eseguiti, 3 in carcere e 5 ai domiciliari. Gli arrestati avevano individuato la zona della Marzica, in particolare del Fucino, come luogo ideale per delocalizzare la produzione della marijuana, attività da lungo tempo svolta nella provincia di Napoli. L'indagine ha fatto emergere che un primo tentativo era stato già realizzato nel 2015 a Luco de Marzi, ma la piantagione non era andata a buon fine, e poi ancora nel 2017. L'indagine ha evidenziato anche che 2 uomini, destinatari di misura cautelare in carcere, svolgevano un ruolo apicale all'interno dell'associazione smantellata, provvedendo al finanziamento delle operazioni e al coordinamento delle attività di semina, cura e raccolto, funzionali poi alla lavorazione e alla successiva commercializzazione dello stupefacente. I 3 uomini destinatari della misura in carcere si trovano nella casa circondariale di Secondigliano, a Napoli e Poggio Reale. Con l'operazione di oggi riteniamo di aver mandato un segnale chiaro a chi ritiene che l'Abruzzo sia, come dicevate voi, sia da spartire, sia una terra di conquista. Qui invece il focus e l'attenzione delle forze degli ordini forse è ancora più dedicato e ancora più specifico, e mira ad evitare proprio che possano attecchire sodalizi criminali, peggio se di stampo mafioso.